fresco inizio per introdurre l'ospite che a questo punto deve salire sul palcoscenico. È il numero uno di un piccolo comune nella nostra meravigliosa Sicilia. È un Dario Scarpi! Lei deve smettere di offendere! Calzaniga, non... Ha capito o no? Ma io ho fatto un esempio che riguarda la dignità di un uomo che per essere ascoltato paga con la vita. Io, siccome non sono grande come loro, vivo, non mi suicido. Se vuol diventare grande lei, suicidi lei. Il momento in cui ha scelto, prendendo come modello, siccome lui ha proprio la struttura fisica del leccaculo, ha preso come modello zero. Diventare, visto che un'offesa diventa poi sgradevole. Allora, per quanto riguarda i titoli, diciamo una notte per tutti. Allora, il professor Sgarbi non ha né una cattedra, né ha fatto delle opere diciamo che restano nelle biblioteche, non ha dei titoli appunto da dire che sono un critico d'arte che può andare, che so, in America e dire mi chiamo... Ma questo lo dici tu, sei un volgare mascalzone. Ma no, perché? Ma non è vero, ma quando c'è il successo che non hai tu, perché sei soltanto capace di fare il ruffiano. Basta, stop. Quello sei. Signori, match pass. E non parlare quale? Male dei preti, no. Dappertutto, nelle missioni, dove ci sono i poveri. Assolutamente tu non hai fatto no. Un cazzo, non i preti. I preti no. Cattolici con hanno salvato milioni di bambini. Con i anche soldi tutti e sempre. E non parlare con della Chiesa. Soldi degli ateo bastardo, ateo fasullo, ateo fasullo, ateo fasullo. Grande esempio non di cattolico. Grande di coglione come te, che parli male dei preti. Parla male di te stesso. Parla male di te stesso. Questo è un cattolico. Io non sono affatto cattolico. Cattolico una merda doc. Secca, quello sei tu. Cattolico altro doc. Che quale cattolico doc? Cattolico parli doc. Male dei preti invece di rispettarli. Così nascono sì, e crescono sì. Quelli che vengono così educati dai preti. Questo è il frutto di un'educazione sì. Catto italiana. Questo è il frutto di un'educazione cattolica. Preti che tu non hai. Questo è il frutto dell'educazione cattolica. L'esibizione della tua oscena bisessualità. Ridicolo sei. Hai fatto il prete per tanti anni. Se io sono qua, sono là. Rispetta i preti. Pensa a Papa Giovanni. Pensa a Wojtyła. Pensa ai santi. E non alle stronzate che dici tu. Rispetta la Chiesa. Rispettala. Non dire cretinate, infascisti. Ignorante, capra. Non dire cretinate sulla Chiesa. Rispetto alla Chiesa. State assistendo alla manifestazione della differenza fra un certo tipo di cattolico e un... Il ministro Gelmini è stato presentato da Sgarbi come un burattino. Io ho avuto modo di conoscerla ed è tutt'altra una donna determinata. Sto dicendo che era una ministra adatto alla funzione. No, non diciamo, non interrompi. Sto dicendo che non puoi parlare di quello che non sai. La conosco meglio di te e la stimo pure. Non la considero un ministro dell'istruzione adatta a quella funzione. La considero un buon ministro della funzione pubblica. Potrei fare come Brunetta e vorrei Brunetta all'università. Posso dirlo o no? Oppure vuoi beni culturali? Un salame. Oppure bellissimo. Vuoi alla scienza un incapace. Allora, io non parlo male della Gelmini, dico la Gelmini non è un ministro dell'istruzione, è un buon ministro della funzione pubblica. Posso dirlo? Abbiamo opinioni diverse. E voglio Geminello Alvi. Sai chi è Geminello Alvi? Lo conosci? Posso dissentire? Lo conosci o no? Posso dissentire o no? Ma vuoi dirmi se sai chi è Geminello Alvi? Sai chi è? Posso dissentire sì o no? Sai chi è? Sai chi è? Non serve urlare, io sto dicendo. Ti ho chiesto, sai chi è Geminello Alvi? Non lo conosco. Sei un ignorante come una capra. Torna a casa. Leggi, studia. Non andare in televisione. Geminello Alvi è un intellettuale di centrodestra intelligentissimo. E sarebbe un ottimo ministro. E tu sei un pirla. Questo sei. A difendere il caso. Il gabibbo esiste. Il gabibbo è una finzione. Voi che avete un... Ma non sono credibili. Ma chi può credere a Vanna Marchi? Ma io non nessuno si può credere. Sono caricature. Uno. Hai ragione. Ma che roba è? Uno dei suoi più grandi difetti è che sicuramente un grande intellettuale, un grande conoscitore, però il suo rapporto con il denaro, perché secondo me lei si vende troppo facilmente, o alcune volte anche il sospetto, non così facile, ho il sospetto che anche le sue opinioni sull'arte possano essere acquistate. Paola, senza soldi. Colpo di scena! Se tu fuori da qui! Ma cosa fa? Getta la spugna! Vittorio ritorna più agguerrito che mai e si porta dietro pure il suo secondo, la sua fidanzata. Sgarbi parte alla sua maniera. Ginocchio, che io non ho fatto. Sei un bugiardo. 15.000 euro non sono stati miei. Ma non per il lavoro, non per parlare bene di un artista che non ho mai visto. Per il lavoro. Bugiardo.
Roberto Benigni, pagato 350 milioni di euro, 350 mila euro e 6 milioni per Dante, quindi 700 milioni di lire, è un leader politico. Se viene a fare il comico non può parlare di Iva Zanicchi in riferimento a Berlusconi e attaccandola sul piano politico. Attraverso una sbagliata ironia di uno che pensa di fare lo spiritoso su cose su cui è bene non fare gli spiritosi. È bene stare tranquilli. Le donne fanno sesso e sono fatti loro, per dire fatti. Posso rispondere un attimo, perché viva Dio siamo nella televisione pubblica. Beh, è scorretto il comportamento di Benigni dal punto di vista prettamente offensivo, che obiettivamente insomma l'ha data troppo alla lunga, però ricordiamoci, Benigni fa satira. Il satiro, comunque l'istrione, deve, tra virgolette, sollecitare sui potenti, deve far ridere sui potenti. Io trovo altre ma non è potente la Zanicchi, non è potente. Scandaloso, chiedo non scusa, che qui siamo qui da un quarto d'ora, 20 minuti, e lo state facendo voi il comizio politico, non Benigni, state facendo un comizio politico. Certo. Perché non dovremmo farlo? Se lo fa Benigni pagato, posso farlo io gratis e la Zanicchi gratis. Che gli tolgano i soldi e faccia politica se vuole. Non che lo paghino per fare politica. Non che lo paghino per io. Allora. Altro che politica, la faccio politica quanto mi pare. Allora. Se la fa lui, Vittorio, pagato. Vittorio. Non la sinistra fa politica adesso. Ma va bene, tutto, le libertà. Oltretutto posso anche dire che sulla canzone io ho delle riserve perché è sgrammaticata. La parola perdenza non esiste, c'è perdita e c'è pendenza. Mi godi, il verbo godere è intransitivo, godi di me. Tu hai detto, ecco, voli, forse poteva dire voli. Sì, mi godi è una stronzata, quindi è una canzone sbagliata per la grammatica. Allora, studia la grammatica invece di pensare alla politica. Non puoi insegnare ai giovani mi godi allora, che cazzo, cosa godi? Oppure la perdenza, cos'è la perdenza? Allora ha detto di tutto, Ricordiamoci allora, che... Pagato, allora, uno dei pagato, però, ricordiamo pagato, che Benigni... pagato, restituisca i soldi, lei gratis, allora... restituisca i soldi, pagato, pagato, comunista pagato, 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 pagato. Lui che è un politico, leader della sinistra, che ha fatto la campagna per Prodi, che ha fatto la campagna per Prodi, viene pagato, ridia i soldi, ridia i soldi, ridia i soldi. Posso accettare questo tipo di discussione, Vittorio, okay. Perché Benigni è un professionista e va pagato. Mi spiace, Vittorio, no, mando la pubblicità e poi torniamo subito, perché non accetto questo tipo di dibattito. Pubblicità.